Casertana e Teramo, due squadre che si affrontano reduci entrambe da una sconfitta, la Casertana da due sconfitte consecutive, il Teramo invece da un capitombolo interno. Che gara possiamo aspettarci? Ma non so che gara possiamo aspettarci, sicuramente sono due buonissime squadre che cercheranno di fare un gol più, una più dell'altra, cercare di portare via questi tre punti, di uscire noi da questa piccola mini crisi, vogliamo chiamarla così, e loro da questo passo falso che ci può stare, come ho sempre detto, in questo campionato così equilibrato, se non hai quella convinzione, quella determinazione, può succedere questo. Però domenica sicuramente non è una partita da preparare, è una partita che sicuramente i ragazzi sentono, in cui vorranno dimostrare che il percorso che abbiamo fatto, si può riprendere questo percorso. All'andata fu uno 0-0 molto equilibrato, con la Casertana vicinissima al gol con Mancino, ricordiamo il palo. Rispetto ad allora però è cambiato qualcosa anche in termini di formazione per quanto riguarda la formazione abruzzese. Che Teramo si aspetta e soprattutto quali sono pregi e difetti di questa squadra? Ma il Teramo è una società che è riuscita a programmare, perché l'anno scorso ha fatto i playoff di C2 e non è andata su, di conseguenza piano piano negli anni è riuscita a programmare un certo determinato percorso. Infatti è una squadra che con molti 92 e bravi, perché ha potuto scegliere, a differenza della Casertana che, essendo una squadra ripescata, ha dovuto fare le cose un pochettino in fretta, di conseguenza è andata a cercare sul mercato giocatori d'esperienza. Di conseguenza, da una parte abbiamo una squadra che è forte fisicamente, con un po' di gioventù brava, dall'altra parte abbiamo una squadra con molta esperienza. Il Teramo, i pregi del Teramo sono che è una squadra forte fisicamente, ha una difesa molto brava nel gioco aereo, perciò dovremmo essere bravi sicuramente a farli muovere, a muovere velocemente questa palla, perché è una squadra che, una difesa che si è schierata con, se giochiamo palla alta davanti sicuramente abbiamo poche possibilità. Hanno un buonissimo giocatore che in questa categoria è sprecato, che è Dimas, che fa la differenza, perché ha un piede d'oro, da lui partono i calci d'angolo, le punizioni, un giocatore che gioca dietro una punta. Adesso hanno cambiato, nel senso che inizialmente avevano Bernardo all'andata, adesso Bernardo è andato al Messina, perciò non hanno, inizialmente giocano sempre con una punta non di riferimento, delle volte gioca Dimas con Casolla, si cambiano di posizione, cioè dei giocatori che non danno un punto di riferimento, due esterni che attaccano molto alla profondità e due terzini che appoggiano molto la manovra. Una squadra solida, una squadra da temere, perché all'andata mi avevano fatto una buonissima impressione, però di fronte troveranno una Casertana che vuole e ha le capacità per mettere in difficoltà. Entrambe le squadre a 47 punti, si è sempre parlato di 50 come la quota che dovrebbe garantire, nel caso di arrivo all'ultima giornata, la salvezza. Insomma, domenica chi vince potrebbe anche festeggiare. Ma noi ci proveremo, perché abbiamo questa possibilità, l'ho detto già in settimana, abbiamo avuto questo piccolo calo, per fortuna 47 punti, abbiamo la possibilità di avere ancora 8 partite, di conseguenza non dobbiamo sicuramente fasciarci la testa, anche se il nostro obiettivo è quello di arrivarci a giocare il primo posto, come lo faranno sicuramente il Teramo, il Cosenza e lo stesso Foggia, che sono quelle un po' più accreditate, quelle che hanno avuto un percorso un pochettino più regolare. Però, torno a ripetere, speriamo che sia la domenica nostra, noi è da due settimane che la inseguiamo, per un motivo o per l'altro non ci siamo riusciti, ci proveremo anche domenica. Per finire, lei parlava di non fasciarsi la testa, però intanto domenica sarà una Casertana piena di cerotti, insomma, in termini di formazione. No, ma io non guardo quello, non, abbiamo tre, l'unica certezza è che abbiamo tre squalificati, e questo mi dispiace, perché siamo sempre un pochettino a rischio, perché non abbiamo 25-26 giocatori, noi abbiamo 22 giocatori ormai con Baclè, che ormai è fuori da tanto tempo, compresi due portieri, di conseguenza la rosa si restringe a 20 unità, e quando hai 20 unità e hai tre squalificati è normale che le scelte vengano un pochettino a mancare in determinati ruoli. Però io mi auguro che i ragazzi che hanno giocato di meno, visto anche l'importanza della partita, la prepareranno nel miglior modo possibile, come stanno facendo.